Allora, tanto si parte bene, no? In questo campionato italiano è un campionato importante. Sì, si parte bene, come dicevi, ho subito rotto il ghiaccio con il 50 stile, che per caratteristiche non è proprio la mia gara. Io non sono uno sprinter puro come può essere Orsi, Vergani o questo nuovo favorito. Io sono più un centista, quindi sicuramente aver nuotato due volte sotto 22 e essere arrivato al personale in una stagione anche così difficile mi rincuora e mi dà speranza anche per il futuro, quindi vediamo domani nel 100, la velocità c'è. Diciamo che il futuro è il 100 e la 4%, no? Sì, sicuramente è una staffetta importante, siamo giovani, età media tutti sotto i 26 anni, quindi età media di 23 anni possiamo dire, è una staffetta che ha ancora margine di crescita da qui ai prossimi anni. Quindi sì, la gara più importante è il 100 stile. Per un attimo adesso la parte pendente per pensare sul nuoto. Sicuramente in questi ultimi mesi di preparazione la testa è stata focalizzata sul nuoto. Ho realizzato qualche commissione, qualche lavoro. Più che altro ho buttato giù idee per opere future. Però tutte le energie in questi tre mesi, da dicembre in poi, sono state dedicate al nuoto. Quindi al Paschi avevi sparato un pochino, oddio. Come? Al Paschi avevi anche fatto un po' la pacca. Dopo stamani sì, dopo stamani ci avevo fatto un pensiero. 21,79 è un tempo molto basso. Penso sia uno dei tempi di qualifica qui in Italia più bassi di sempre nel 50, perché se non sbaglio nel 2000, a Budapest 2017, ma anche qua in giù era un po' più alto il tempo limite. Però guarda, a me il 50 va bene così, 21,8, ripeto, per me è un gran tempo in vista del 100 e comunque sono qualificato per Budapest, quindi avrò un'altra occasione a Budapest nel 50.